Buonasera a tutti e bentrovati all'ultimo appuntamento dei quattro incontri formativi di luglio. Buonasera, dottore. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Allora, Elisa. nell'ambito di questa sera, il dottor Matteo Papaleoni ci parlerà dei restauri diretti nei denti vitali dei settori posteriori, che con l'avvento dei nuovi materiali ha reso poi possibile e più agevole il superamento dei problemi più comuni anche per i neofiti. Vi presento brevemente il dottor Matteo Papaleoni. Si è laureato in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università degli Studi di Firenze nel 2004. Ha conseguito il master di secondo livello in edondodonzia ed odontoiatria restaurativa presso l'Università degli Studi di Siena nel biennio 2005-2006. Ha seguito numerosi corsi annuali nell'ambito delle varie branche dell'odontoiatria, tra i quali il corso del dottor Castellucci di microendodonzia clinica e chirurgica, il corso di protesi fissa del dottor Nicastro, di parodontologia del dottor Paolo Benfenati e il corso annuale intensivo di protesi fissa del dottor Fradeani. Dal 2008 inoltre collabora nello studio del dottor Castellucci, con particolare attenzione all'odontoiatria estetica e al restauro del dente con tecniche minimamente invasive. Attualmente è relatore nell'ambito del corso annuale del dottor Castellucci sul tema il restauro del dente trattato endodonticamente e Thermafill. È socio attivo della SIE e ha contribuito alla stesura di numerosi articoli scientifici inerenti all'endodonzia. È docente al master di secondo livello di restaurativa ed endodonzia all'Università di Siena. È trainer ufficiale di Splice Sirona, Endodontics e Restorative e opinion leader Simit. Autore di capitoli di restaurativa nel testo del dottor Castellucci, il compendio di endodonzia, e coautore di numerosi capitoli nei testi di microendodonzia chirurgica e nel prossimo, di quello di prossima pubblicazione Endodontics. Allora, io lascio la parola al relatore. Vi ricordo che se avete delle domande da scrivere potete farlo nella chat e le faremo poi al termine della relazione al dottore. Grazie dottore, grazie da parte di Simit, da parte di tutti noi e buona relazione. Benissimo, grazie mille. Grazie Elisa, grazie a te, grazie alla Simi, grazie a Umberto Venturelli e Andrea Venturelli per l'invito. Ovviamente è sempre un onore essere qui e è bello anche far parte di una cosa così ben organizzata come questa. Abbiamo visto già delle relazioni dei relatori che mi hanno preceduto, del dottor Conte, del dottor Mancini, del dottor Manfredonia, che hanno parlato sia della parte endodontica che dottor Mancini, nello specifico della parte del restauro del dente vitalizzato, quindi restauro post-endodontico. Come ha già accennato lui, alcune cose forse potranno sovrapporsi tra la mia e la sua relazione, però comunque io parlerò del restauro del dente vitale, quindi l'occhio, diciamo, e l'ottica della mia relazione sarà rivolta a una situazione clinica diversa, quindi diciamo le procedure e l'approccio e la mentalità sicuramente saranno diverse rispetto a quelle già ampiamente e esaustivamente descritte dal dottor Mancini. Ringrazio chiaramente anche voi per essere qui a quest'ora, in una giornata in cui avrete sicuramente passato le ore precedenti in studio, quindi a lavorare sui denti, quindi invece di essere a fare un bel aperitivo adesso con questo bel tempo, magari siamo qui a perdere o a passare un'oretta insieme a parlare di denti. Quindi vi ringrazio per la vostra presenza. La mia sarà una discussione, una chiacchierata atta ad andare a descrivere un pochino quelle che sono le mie procedure cliniche, i miei step clinici per cercare di ottimizzare al meglio quelli che possono essere i risultati di un restauro adesivo diretto nei denti vitali, cercando di rendere il più possibile predicibile la sua fuoriuscita, quindi la sua riuscita, quindi cercando di evitare di avere problemi, di avere fastidi con i pazienti, quindi cercando di rendere tutto il più lineare possibile. Quindi vi descriverò quelle che sono le mie procedure cliniche quotidiane. Allora, nel corso di questa discussione andremo a analizzare nello specifico questi parametri, ovvero il restauro adesivo nel dente vitale. Andremo a valutare, scusate, un problema di visione. Scusate,
scusate, faccio così, non dovrebbe essere a posto. Ok, andremo a valutare quindi il restauro adesivo nel dente vitale, quindi in toto andremo a valutare e a capire come e quali siano le indicazioni per eseguire nel modo più corretto e, come vi dicevo, più predicibile, come ridurre quello che secondo me rappresenta il rischio più fastidioso e purtroppo potenzialmente più frequente nel restauro diretto di un dente vitale, ovvero la sensibilità post-operatoria. Chiaramente nessuno di noi vuole andare a eseguire o vorrebbe andare ad eseguire un restauro sul dente vitale di un paziente che magari si presenta alla nostra osservazione senza nessun tipo di sintomatologia e magari dopo aver fatto l'otturazione e sentirsi chiamare il giorno dopo, il paziente ti dice magari che si è sviluppata una sensibilità prima inesistente o che ha difficoltà magari ad andare a mordere, a schiacciare sul dente che abbiamo poc'anzi trattato. Quindi per cercare di evitare questo fastidioso problema, vi descriverò quelle che sono le procedure che metto in atto per cercare di limitare il più possibile questa fastidiosa eventualità. Andremo poi a valutare quello che è il restauro diretto per antonomasia e il settore posteriore, diciamo che rappresenta la percentuale più alta del restauro che noi andiamo ad eseguire quotidianamente, ovvero il restauro di seconda classe. Andiamo a valutare la creazione di un'efficace area di contatto e nel termine di valutazione anche nel successo a lungo termine del restauro diretto, andremo a valutare anche quanto la corretta preparazione cavitaria possa essere fondamentale in termini di longevità del restauro stesso. Andremo poi a valutare, parlando di materiali, l'SDR, quindi un biofill, in questo caso parliamo di un biofill e Despray, chiaramente in casa Despray è un biofill in forma flow, che utilizzo ormai da qualche anno, da quando ho avuto la fortuna per la prima volta di testarlo, di provarlo, e sinceramente il minimo di reticenza iniziale legata a magari un materiale nuovo che non conoscevo si è ben presto, ha lasciato ben presto spazio a una buona fiducia che io do quotidianamente a questo materiale che mi ha permesso e mi permette di risolvere delle situazioni cliniche assolutamente favorevoli adesso con l'utilizzo di questo tipo di materiale. Vedremo poi l'utilizzo dell'SDR in combinazione con il Ceramix, quindi il composito di casa Dentsply. Andremo poi a fare un'ultima valutazione su una novità, tra virgolette, di mercato, quindi andremo a confrontare il principale dente V3, che ormai noi conosciamo, ovviamente testato e presente sul mercato da qualche anno, il matrice sezionale pala V3, e andremo a valutare anche la nuova famiglia di matrici, che sono matrici ad anello, sempre della famiglia Paladin, che sono però matrici ad anello del Paladin 360, in che hanno, vedremo poi dopo, numerosi vantaggi. Cercheremo di capire un pochino quali possono essere i trick per utilizzarla meglio e per ottenere il massimo delle performance da questa tipologia di matrici. Velocemente cerco di stringere un po' perché gli argomenti sono tanti, per qualsiasi cosa eventualmente è possibile fare o durante il webinar potete scrivere domande o appena abbiamo finito possiamo Lisa eventualmente mi leggerà le domande che vi verranno in mente, quindi se possibile cercherò di rispondervi. Gli obiettivi del restauro adesivo nel dente vitale sono tre sostanzialmente. Il primo è la preservazione del tessuto dentale, è chiaro, si cerca di eseguire un restauro conservativo cercando di andare a mantenere la vitalità dell'organo pulpare e chiaramente cercando di evitare di andare ad eseguire un'invasione delle strutture parodontali, quindi cerchiamo di mantenerci in un ambito tra virgolette fisiologico e gestibile, qualora appunto il processo cavoso non sia stato eccessivamente demolitivo e che quindi questo ci permetta di restare in questo tipo di situazione di tranquillità. Andremo poi a valutare come obiettivo la protezione della struttura residua, chiaramente dovremo ottenere ed eseguire un restauro che mi permetta anche di andare a proteggere la struttura residua, ma in più a conferire alla struttura residua la capacità di esercitare nuovamente una funzione nello stesso modo in cui il dente esercitava la stessa funzione prima che il processo carioso andasse a demolire parte dell'elemento in considerazione. Chiaramente, ultimo ma non ultimo, oggi sempre di più è fondamentale che il restauro, oltre a proteggere e oltre a conferire e a permettere al paziente di funzionare, quindi di avere masticare in modo corretto, che abbia anche un'estetica accattivante. Chiaramente è il mondo dell'estetica questo, quindi è sempre più importante che anche il restauro rispecchino un pochino questo trend, tra virgolette. Le indicazioni al restauro diretto
sono sostanzialmente tre, quindi restauri intercettivi, restauri di prima classe di piccole e medie dimensioni e restauri di seconda classe di piccole e medie dimensioni. Per tutte le altre situazioni cliniche, ovvero restauri di ampie, medie e ampie qualità, andremo ad eseguire o sarà indicata l'esecuzione di un restauro di tipo indiretto, proprio per conferire al dente nuovamente una struttura che permetta di andare a eseguire e a svolgere una funzione ottimale. Quindi potremo avere tre tipologie di disegno, di restauro indiretto, quindi un disegno a inlay, un disegno a olde e un disegno a olde, in base alla quantità di cuspidi che dovrò andare a ricoprire, quindi a proteggere. Comunque questo non ci interessa, parliamo dei restauri diretti oggi. Ovviamente parlando dei restauri diretti nei settori posteriori e dentivitali non posso che non parlare di adesione. È evidente che alla base di tutto ci sia l'adesione. Vado molto velocemente, tutti sappiamo che cos'è uno strato ibrido. Diciamo che l'adesione, un'adesione accettabile, un'adesione ottimale alla dentina, la si ottiene nel momento in cui l'adesivo, quindi il bonding, riesce a penetrare all'interno delle fibre collagene. Una volta entrato all'interno dei fibri dentinari sottratti all'emergenziatura, una volta bagnato le fibre collagene, quando viene polimerizzato, si vengono a creare delle zaffe di resina interconnessi con le fibre collagene che determinano appunto lo svilupparsi dello strato ibrido. È fondamentale che questo strato ibrido sia stabile. La stabilità dello strato ibrido è legata all'esecuzione delle procedure adesive che siano il più possibile eseguite in modo corretto, seguendo tutti quelli che sono i protocolli, diciamo, ormai ampiamente descritti in letteratura. Molto rapidamente, sappiamo che i sistemi adesivi si suddividono in due grandi famiglie, gli etch and rinse e self-etching o etch and dry. Ovviamente gli adesivi sono quelli che ci permettono di andare a ottenere uno strato ibrido una volta polimerizzato, una volta penetrato all'interno del tubo. Due tipi di adesivi, etch and rinse, che prevedono la mordenzatura dello smalto e della dentina. Si parla di total etch, quindi abbiamo un'asportazione dell'idrossiapatite. L'adesione che andrò ad ottenere sarà di tipo micromeccanico. Due tipologie, tre passaggi, che a oggi rappresentano ancora il gold standard, mordenzante, primer e bonding, e due passaggi mordenzante con un'unica boccetta in cui sono contenuti il primer e bonding insieme. I self-etching o di etch and dry, sempre più diffusi ormai in commercio per evidenti vantaggi rispetto al total etch, ovvero una sensibilità operatore forse leggermente inferiore, perché vanno a, in qualche modo a ridurre il numero di passaggi, perché in questo caso non avremo l'asportazione delle idrossiapatite, ma verrà sfruttato lo smear layer di superficie ottenendo un'adesione prevalentemente di tipo chimico, anche qui due tipologie, due passaggi primer e bonding separati o un passaggio primer e bonding insieme. A queste due tipologie, tra virgolette, storiche di adesivi, oggi si affianca una nuova tipologia di adesivo, e sono gli adesivi universali. In casa del Sply parliamo di Prime Bond Active, i quali sono un netto salto in avanti. Perché? Perché sostanzialmente questi adesivi vanno a racchiudere entrambe le tipologie di adesivi finora esistenti, quindi di etch and rinse e self-etching o etch and dry. In che senso? Nel senso che questi adesivi possono essere utilizzati sia con tecnica total etch che con tecnica self-etching. Questo dal punto di vista clinico mi porta a innumerevoli vantaggi. Allora, il primo vantaggio di questo, la prima caratteristica peculiare di questo adesivo è che ha una estrema bagnabilità. Vedete da questa immagine quanto una sola goccia posizionata su una superficie dentinale, in questo caso questo dente sezionato, quanto riesca a diffondere in modo capillare e uniforme sulla superficie rispetto a paragone con altri adesivi presenti in commercio. Questa estrema bagnabilità in che cosa si traduce clinicamente? In una capacità di andare a creare uno strato ibrido molto uniforme e molto diffuso, quindi abbassare, qualora si vada ad eseguire tutta una serie di sistematiche corrette durante la fase di adesione, andare a definire uno strato ibrido molto stabile e molto ben conformato. Quindi l'abbassamento
forte del rischio, lo vedremo poi dopo, anche di sensibilità postoperatoria. I vantaggi grossi che cosa sono? Tutti i metodi di immobilizzatura che si possono essere utilizzati sia come SFH che come Total Edge e riduzione di base anche degli stock di magazzino, quindi magari non dovrò avere due tipologie di adesivi, ma posso con questa nuova famiglia di adesivi anche concentrare le mie, tra virgolette, energie su un unico prodotto che potrò utilizzare in metodiche diverse, in base alla situazione clinica che mi troverò a dover gestire. Quando lo userò come cerista, nel momento in cui avrò bisogno di tanta ritenzione, quindi zone con scarsa ritenzione, tipo una quarta classe, chiaramente usare una potenziatura preventiva che mi permetta anche di avere una potenziatura della dentina mi andrà a definire un, vabbè, visto uno strato ibrido tipo micromeccanico, quindi potenzialmente un vantaggio rispetto ad andare a utilizzarlo in questa situazione con la tecnica del cerista. Invece, nel caso a fianco in cui abbiamo magari un difetto, una cavità molto ampia, tanta dentina esposta, magari profonda vicino alla polpa, chiaramente in questo caso andare a utilizzare adesivo con tecnica self-patch, quindi non andando a ammortizzare la dentina, ma magari facendo esclusivamente ammortizzatura selettiva dello smalto, può essere un indubbio vantaggio. Quindi, che cosa abbiamo? Controllo attivo dell'umidità, abbiamo una grande tolleranza del troppo asciutto, del troppo bagnato, un'adesione affidabile e rilevante se la dentina è ancora troppo umida, troppo essiccata. Quindi abbiamo un'eliminazione, diciamo, del rischio di sensibilità postoperatoria con in più il vantaggio di dover, non dovermi preoccupare troppo di quanto la dentina sia più o meno umida o più o meno essiccata nel momento in cui io vado a applicare questo sistema adesivo, perché come vi dicevo, chiaramente non posso lasciare la dentina bagnata, però potrò avere, diciamo, una tolleranza molto più ampia rispetto a sistematiche e adesivi di tipo tradizionale. Detto questo, quindi velocemente, perché sennò perdiamo, diciamo, troppo tempo sugli adesivi, si riducono con questi nuovi adesivi le possibilità di errore anatoclinico, quanto abbiamo meno passaggi, meno materiali, dobbiamo pensare a materiale basso, eventualmente da utilizzare in due metodiche diverse. Si possono usare sia con tecnica bandetta patch che self-patching, con o senza, scusate, mordenzatura selettiva dello smalto. Garantiscono, e questa è una cosa in più, anche una buona adesione ai metalli e allo zircone. Quindi nel momento in cui decidessimo di fare una cementazione adesiva semplificata sui metalli e sullo zircone, questi bonding, questi adesivi ci permettono di avere e di ottenere una adesione affidabile anche in questa condizione. Quindi abbiamo parlato degli adesivi, quindi lo strato ibrido si forma con degli adesivi più o meno performanti, abbiamo visto. Ma chiaramente il tutto deve essere coadiuvato anche da alcuni step clinici fondamentali per l'ottenimento di una buona adesione, di un buono strato ibrido e di un abbassamento, abbattimento importante del rischio, appunto, dicevamo, sensibilità post-operatorio. Sigillo stabile e affidabile, si parla di restare adesivi, chiaramente è abbastanza ovvio di parlare di piglia di gomma, quindi chiaramente l'adesione, lo sappiamo, un'adesione affidabile la facciamo sotto diga di gomma. Piglia di gomma permette, oltre all'ottenimento di un strato ibrido, di un'adesione ottimale, permette anche di lavorare pulito, di vedere meglio, di rifinire meglio i margini cavitari, non avere salive in mezzo, non avere partite che sanguinano, quindi abbiamo innumerevoli vantaggi, la lingua del paziente, le guance del paziente, tanti, tanti, tanti vantaggi. Il paziente in qualche modo mi mettiamo in silenzio per la vita, il che è un po'. Sigillo stabile affidabile, oltre a questo è fondamentale, è molto importante, io spendo tanto tempo su questi passaggi, ovvero la rifinitura cavitaria, perché è evidente che uno smalto sottominato o un margine non rifinito in modo adeguato non è che portino per forza un fallimento, però sicuramente rappresenteranno un punto di debolezza del mio complesso dente restauro, quindi della mia adesione, quindi di rischi di problematiche post-operatorie che possono essere dalla sensibilità alle aree secondarie. Quindi io spendo del tempo, non un tempo infinito, ma del tempo per avere una buona rifinitura dei margini di smalto, perché questo sicuramente mi consentirà, utilizzando dei materiali che dall'adesivo al composito, alle matrici, a tutto quello che vogliamo, alle lampade, vi permetterà di avere un substrato su cui lavorare
ben definite, ben delineate, quindi di ottenere dei risultati che siano predicibili e duraturi nel tempo. Posso utilizzare strumenti rotanti, posso utilizzare strumenti sonici, strumenti manuali, quello che voglio. L'importante è dedicare, a mio avviso, un minimo di tempo anche alla rifinitura cavitale. La modellizzatura, e questo è un problema legato più che altro a chi utilizza tecniche preparecce, la modellizzatura deve seguire i tempi descritti dalla letteratura, quindi inseriremo 30 secondi lo smalto, 15 secondi la dentina. Perché? Perché una ipermodellizzatura può definire dei buchi all'interno dello strato ipido e quindi il rischio di richiamo di acqua all'interno di queste zone non bagnate dalla resina con rischio di o apertura di un gap a livello del nostro margine dente restauro o addirittura, il che può essere appunto il fastidio di cui parlavamo, sensibilità post-operatoria. Per evitare questo problema, sicuramente la letteratura ci spinge a utilizzare in, come abbiamo detto prima, cavità con ampia dentina esposta, particolarmente profonda, ci spinge ad utilizzare tecniche self-patching, in quanto non andando a modellizzare la dentina abbiamo meno rischi di creare questo tipo di ipotetico danno. Un altro fattore fondamentale, è abbastanza evidente, però è un qualcosa che spesso e volentieri si tende un pochino a sottostimare perché è un po' noiosa la fase della polimerizzazione. O ci si gira, o si parla con l'assistente, o l'assistente magari si gira da un'altra parte e non polimerizza il dente che stiamo trattando, ma è normale, perché è una fase, tra virgolette, in cui si perde un attimo di attenzione e sostanzialmente può venire un pochino di noia, e quindi si può rischiare di perdere una parte fondamentale che è appunto quella legata all'azione della lampada. Chiaramente la lampada va a convertire il biocomposito e a permettere lo sviluppo di una situazione, diciamo, quella conformazione del composto che fa sì che diventi resistente a livello meccanico e che si formi un buon sigillo a livello periferico. Quindi, da questo studio si vede che il 37% dei campioni presi in esame era sotto polimerizzato, quindi poniamo attenzione anche alla fase di polimerizzazione. Chiaramente oggi è tutto più semplice perché abbiamo a disposizione delle lampade in commercio con fascio collimato che ci permettono di avere una profondità di azione e una penetrazione all'interno del materiale che deve essere convertito assolutamente più performante rispetto a un tempo. Quindi diciamo quel minimo di distrazione in più che oggi ci possiamo concedere in qualche modo è compensata dalle performance di queste lampade che sono sempre più efficaci. A questo punto abbiamo visto le lampade, gli adesivi, quale materiale dobbiamo utilizzare. Chiaramente per andare a eseguire il restauro, dopo aver rifinito la cavità, dopo aver posizionato il mio sistema adesivo, dobbiamo utilizzare i materiali per andare a ricostruire il dente. I materiali chiaramente dovremo scegliere dei materiali con basso stress da contrazione, perché se durante la fase di polimerizzazione avrò una grossa contrazione, avrò il rischio di formazione di gap, rischio di sensibilità nuovamente post-operatoria o di carie secondarie. Quindi come ovviare a questo, la letteratura sino ad ora ci ha spiegato come andare a limitare lo stress a contrazione durante le fasi restaurative, ovvero andando a posizionare e interporre uno strato, un sottostrato di composito a bagnare la superficie dentinale da un basso modulo di elasticità e funge in qualche modo da stress reliever, ovvero funge da rompiforze. Quindi su questo io andrò poi a eseguire degli incrementi orizzontali, obliqui, in base alla cavità che mi troverò a dover gestire, andrò ad eseguire degli incrementi obliqui fino ad ottenere l'ultimo strato di modellazione, quindi polimerizzare lo strato finale composito, stratificazione segmentata. Oggigiorno abbiamo un aiuto in più, ovvero abbiamo la possibilità di utilizzare i materiali cosiddetti bulk fill. Come abbiamo detto, parliamo di SDR, quindi un materiale fluido che ha enormi vantaggi rispetto in termini di sia di risparmio di tempo, ma non è tanto quello perché chi a mano può tranquillamente anche continuare ad utilizzare la tecnica tradizionale senza avere grosse differenze da questo punto di vista. Quello che secondo me è fondamentale in termini di aiuto da parte dell'SDR è che ti permette di andare a gestire delle situazioni clinicamente molto indaginose, ovvero dei box interprossimali molto 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 profondi. Con questo tipo di materiale che è molto traslucente, trasparente quasi, proprio per permettere alla luce anche di arrivare in profondità,
grazie anche alla sua caratteristica fondamentale che è questa, ovvero l'essere, come ci diceva, come ci ha ampiamente spiegato in modo più che esaustivo Manuele Mancini, però lo devo ripetere perché è la cosa più importante dell'SDR, secondo me, è l'essere self-leveling, ovvero il fatto che una volta posizionato all'interno della qualità, io dovrò lasciarlo stare tranquillo, l'SDR tenderà da sé ad andare, come dicevamo per l'adesivo, a bagnare bene la superficie, andrà a chiudere tutti gli interstizi, tutti gli spazi che si troverà davanti. Quindi mi permetterà di ottenere un sigillo ermetico anche di zone magari più difficili da raggiungere da un materiale un pochino più grossolano e un pochino più compatto e consistente. Quindi grosso vantaggio al quale andremo poi a aggiungere la protezione, quindi metteremo uno strato, vedremo poi dopo, fino a 4 mm di SDR e andremo poi ad eseguire un tapping occlusale, quindi della porzione occlusale, quindi della porzione che entrerà in occlusione e che andrà poi a funzionare con del composito di tipo tradizionale. In questo caso parliamo di Ceramix che ha degli enormi vantaggi in quanto è caratterizzato dalla presenza di riempitivi di grandi e di piccole dimensioni. Quelli di grandi dimensioni conferiscono grandi capacità meccaniche e quindi la capacità di resistere al forzo occlusale in modo eccellente. Dall'altro abbiamo anche dei riempitivi di dimensioni ridotte che conferiscono a questo composito un'estrema lucidabilità, qualità superficiale e quindi un'estetica assolutamente elevata. Il vantaggio di questo tipo di materiale è che si presenta in commercio in due viscosità, quindi low viscosity e high viscosity. Questo è proprio per venire incontro alle necessità di noi clinici. Ognuno di noi ha la mano, diciamo così, ha una certa consistenza di materiale. Ci sono materiali un pochino più morbidi, chi preferisce lavorare con questo tipo di materiale che magari tende a tenere un pochino meno la forma che io ho impresso con lo strumento, come c'è chi ha la mano a materiali un pochino più consistenti che una volta messi con la forma che io voglio dare, che voglio conferirgli, li strane più si muovono. Quindi, diciamo, viene incontro anche alle esigenze dei clinici. Abbiamo detto che la quantità di riempitivi di diverse dimensioni, oltre a conferire capacità meccaniche e estetiche importanti, va a ridurre molto la contrazione e la polimerizzazione. Quindi andiamo a rispondere a quello che era il quesito iniziale, ovvero che materiale usare, un materiale che riduca lo stress e la contrazione. Quindi posso usare un bulking o il flow con le stratificazioni tradizionali e un composito come questo che ha un basso stress e contrazione sicuramente ci verrà incontro. Altre quattro caratteristiche di questo materiale sono che non si attacca allo strumento, è facile da scolpire e da modellare, ha un ottimo adattamento alle superfici cavitarie e ha una buona resistenza al collasso. Chiaramente quello in high viscosity avrà più resistenza al collasso rispetto al low viscosity. Velocemente il Cloud Shape Concept è un materiale monomassa, quindi con un unico dispenser andremo a racchiudere i tre colori corrispondenti della scala vita, quindi con 5 colori dalla 1 alla 4 andremo a chiudere bene o male tutti i colori della scala vita, quindi anche qui riduzioni degli stock di magazzino. Straordinaria lucidabilità, quindi è possibile anche andare a lucidare in modo ottimale e quindi ottenere oltre alla buona resistenza meccanica anche un'estetica, come dicevamo, ottimale. Questo è dopo la firma per tessitura, dopo la rifinitura dopo il polishing finale, guardate che bella superficie lucida che riesco ad ottenere. Adesso entriamo nel vivo, diciamo, quello che più secondo me interessa ai clinici, ovvero il restauro di seconda classe, quello che perlomeno io quotidianamente mi trovo a fare, sicuramente il restauro che più di frequente mi trovo a dover gestire. Diciamo che inizialmente rappresentava un po' un incubo, perché? Perché era molto difficile che perlomeno per me nelle fasi iniziali, gestire in modo corretto le matrici e soprattutto gestire in modo corretto le aree di contatto, per non dire punti di contatto, perché è più corretto dire aree di contatto. Allora, i goal, quindi gli obiettivi di un restauro seconda classe sono tre. Quindi dobbiamo capire come proteggere le superfici dei denti adiacenti, perché chiaramente andando a creare un box interprossimale, rischio con il mio strumento rotante di andare a intaccare la cresta marginale del dente contiguo. Come definire un buon punto di contatto e come, o area di contatto, scusate, e come ridurre i tempi di rifinitura. Molto velocemente, l'incidenza dei danni sui denti adiacenti durante
la preparazione dei boxi interprossimali, secondo questo studio, era del 100%, è un pochino disfattista, secondo me, insomma, qualcuno di un filino più attento e più bravo ci sarà stato. Comunque è molto facile andare a creare dei micro danni sulle creste marginali delle tette adiacenti mentre si crea il box interprossimale. Come ovviare a questo problema è semplicissimo, ci sono questi strumenti che si chiamano wedge guard, che non sono altro che dei cunei con inserita all'interno una piccola matricetta, che una volta inseriti tra dente e dente permettono di avere una buona protezione del dente contiguo e mi permettono di lavorare sul dente col processo carioso in atto senza rischiare di danneggiare il dente, ma al massimo portandomi a eseguire e a scalfire leggermente la superficie interna della matrice. Quindi non creo danno sul dente adiacente, sciupo al massimo la matricetta. Una volta terminata la preparazione cavitaria, posso addirittura rimuovere questa matricetta e utilizzare il cuneo. Quindi ho in qualche modo due strumenti in uno. Come definire un buon punto di contatto o area di contatto? Ripetiamolo. Il 70% dei clinici ritiene, secondo questo studio, la creazione del punto di contatto, area di contatto, la parte più complessa di un restauro di seconda classe. Sicuramente. Però in realtà con i materiali che abbiamo oggi a disposizione è veramente banale creare un'area di contatto fisiologica e ottimale. Un punto di contatto chiaramente aperto può creare stagno di cibo, quindi rischio di infiammazione, perdita di osso e rischio di carie secondarie, oltre al disagio evidente da parte del paziente che ogni volta che mangia deve usare o lo stecchino, lo scovolino o qualcosa per rimuovere il cibo perché statisticamente rimarrà lì bloccato. Per evitare che questo si verifichi, abbiamo dei sistemi di matrici per andare a ricreare e ricostruire la cresta marginale mancante. Vado velocemente, queste sono delle matrici ad anello tipo tradizionale che mi vanno, nel momento in cui vado ad utilizzarle, a creare, diciamo, e a definire la creazione di un tipo di cresta marginale non del tutto fisiologica, perché sono a parete molto dritta. Per ovviare a questo tipo di problema sono state introdotte in commercio le matrici sezionali, parliamo in questo caso delle PALO 23 che già conosciamo ampiamente. Abbiamo l'azione dei nostri anelli separatori che proprio definiscono un distanziamento ortodontico tra i denti contigui che devo andare a trattare. Questo fa sì che una volta interposta la matrice tra i due denti e una volta ricostruita la cresta marginale, lasciando e rimuovendo il mio anello separatore, i denti tenderanno a collassare gli uni sugli altri, quindi sicuramente avrò un'area di contatto efficace e ottimale. In più, come vediamo da questa immagine, una matrice ad anello tradizionale ha una parete dritta, quindi definirà una cresta marginale tipo dritta, quindi un punto di contatto molto coronale, quindi non fisiologico, mentre una matrice sezionale convessa definirà un'area di contatto più cervicale, quindi più fisiologica. In più avremo molta meno necessità di andare a definire il restauro perché sarà molto più conformato rispetto al profilo del dente che qui vediamo tra Kiermaier e matrici sezionali. Ovviamente abbiamo la stessa differenza rispetto alla Tomatrix perché si parla sempre di matrici con profili dritti. Quindi finishing e polishing saranno ridotti perché il profilo d'emergenza sarà fisiologico e ottimale. Vediamo velocemente come utilizzare le matrici sezionali PALO 23, quindi una volta inserita all'interno del spazio creato il box interprossimale, andremo a inserire il nostro cuneo, andremo poi a posizionare a cavaliere al di sopra l'anello separatore e a questo punto il cuneo che fungerà esclusivamente da adattamento della porzione cervicale della matrice a livello del gradino cervicale. Con l'azione meccanica del mio anello separatore, una volta costruita questa marginale, otterrò sicuramente un'area di contatto ottimale. Velocemente guardiamo le due tipologie di utilizzo. Abbiamo visto negli obiettivi che ci eravamo posti all'inizio delle seconde classi, dell'SDR combinato con CeraMix. SDR con una tecnica centripetal, quindi andiamo a costruire prima la cresta marginale con il composito da tapping occlusale. Una volta ricostruita la cresta marginale, andrò a riempire, a bagnare tutta la cavità dentinale con SDR. Una volta riempito fino a 4 mm, l'SDR lo lascerò distendere, a questo punto polimerizzerò. Non dovrò fare altro che eseguire il tapping occlusale, con la metodica che preferisco, cuspide, cuspide, un monoincremento, come preferisco. Andremo poi a definire il tavolato occlusale, polimerizzare e il restauro sarà ultimato. Vabbè, se vogliamo mettere i supercolori e li renderemo magari più accattivanti e più dimensionali. Detto questo, l'alternativa è la classica
Direct SDR Restoration, ovvero andremo a posizionare direttamente l'SDR all'interno della mia cavità, quindi andando da subito a chiudere la porzione capitale del gradino cervicale, non più in composito come abbiamo fatto prima, ma con l'SDR. E questa tecnica può essere vantaggiosa nel momento in cui, come vi dicevo all'inizio, un gradino cervicale particolarmente apicale, perché in quelle condizioni, magari stretto apicale, è difficile andare a compattare il composito in modo ideale. Quindi la capacità di diffusione, di distensione dell'SDR mi permetteranno di andare a chiudere in modo ottimale una zona particolarmente critica. Una volta polimerizzato, non andrò a costruire la mia cresta marginale, a questo punto siamo ai 2 mm del tapping occlusale, e una volta terminata la mia cresta marginale, concluderò come prima con il mio restauro e quindi con la mia costruzione del tavolato occlusale. Dei casi clinici molto velocemente, quindi delle due tecniche, quindi restauro con tecnica centripeta di seconda classe, rifinitura cavitaria, vedete una cavità rifinita diciamo in modo abbastanza attento, una volta posizionata la mia matrice sezionale, moddenzatura selettiva, ho ricostruito la cresta marginale prima di andare a posizionare l'SDR, a questo punto ho una prima classe sostanzialmente da gestire, vado a riempire con SDR, aspetto che si sieda, polimerizzo e termino e concludo con il tapping occlusale. Detto questo, vediamo invece un caso in cui abbiamo una Class 2 Direct SDR Restoration in cui andiamo a posizionare direttamente sul gradino cervicale l'SDR. Vedete? Ho bagnato con SDR direttamente la porzione verticale del gradino cervicale. A questo punto procedo come prima con la costruzione della cresta marginale e poi con il mio tapping occlusale. Questo è un altro caso, vediamo velocemente in cui utilizzo wedge guard, quindi wedge guard a protezione, rifinitura cavitaria, e a questo punto SDR sul gradino cervicale, cresta marginale con composito del restauro tipo tradizionale, e questo è il mio restauro ultimato. Vedete, nella radiografia la cosa molto bella dell'SDR, secondo me, è la visione radiografica, perché l'SDR è molto radiopatico, ma guardate nell'immagine di destra, veramente vedete il composito nello spazio per prossimale tipo tradizionale, cioè meno radiopatico, guardate quanto è radiopatico l'SDR e soprattutto come è riuscito ad andare a sigillare perfettamente anche le zone più sottosquadrate all'interno della cavità, quindi è un materiale assolutamente eccellente da questo punto di vista. Finalmente arriviamo a parlare di quello che è l'argomento tra virgolette del giorno, ovvero parlo di queste nuove matrici che ho avuto la fortuna di provare appena arrivate in commercio e che mi hanno, mi saprà subito perché alle volte purtroppo non possiamo utilizzare le matrici sezionali tipo tradizionale, ma anzi ci fa comodo e ci avrebbe fatto comodo avere una matrice ad anello che però io ho sempre detto purtroppo non riesce e non riusciva a garantirci un profilo di emergenza ottimale, quindi un profilo complesso. Mentre sono nate le palle del 360 che nascono proprio per permettere al clinico di ricostruire in modo corretto il dente laddove non si possono utilizzare efficacemente le matrici sezionali palo dentro di 3. Quando non le possiamo utilizzare? Allora, non le possiamo utilizzare nel momento in cui abbiamo una situazione tipo questa in basso a sinistra, in cui abbiamo una mancanza di una cuspide, nel momento in cui abbiamo la mancanza del dente adiacente, o nel momento in cui il dente adiacente sia troppo distante o disallineato. Infine, un'ultima possibilità è quella di andare ad utilizzare queste matrici nel momento in cui dobbiamo isolare il dente per la sua ricostruzione e restauro tendenzialmente di tipo indiretto. Quindi potremmo essere sia trattare un dente vitale che un dente levitale che abbia perso grossa quantità di struttura dentale. Dunque, vediamoli nello specifico. La mancanza di una cuspide. La mancanza di una cuspide renderebbe ovviamente difficile, se non impossibile, l'utilizzo di una matrice sezionale Paludent V3 e chiaramente l'inserimento dell'anello separatore, perché mancando così tanto dente come in questo caso, l'anello separatore andrebbe sicuramente, una volta posizionata la matrice, ad invaginarsi su di essa, piegandola e quindi non consentendomi di andare a eseguire un profilo corretto, quindi il restauro in modo ideale. Infatti, come ho detto, tenderebbe a piegarle e quindi
Vediamo nello specifico caso di una volta Si rimosso. sente bene, la voce va e viene. Poco. Prova a parlare ora. Provo a disattivare la webcam, mi dice che la Prova a disattivare la connessione forse webcam, così potrebbe magari migliorare. si sente meglio la. Vediamo mi si è scusate, la disattivo un attimo. Ok, allora. Va bene, Elisa? Mi senti? Mi Sì, ora sì. Tutto senti? Tutto ok? ok, ora va meglio. Va bene, va bene. Tu dimmi, se non mi fermo. Quindi un caso Grazie. come questo in cui una volta rimossa l'amalgama, io mi trovi a dover gestire la mancanza di una cuspide, perché la cuspide era sottominata. Ho dovuto chiaramente preparare quel margine cavitare, chiaramente con una matrice sezionale pre-tradizionale mi sarei trovato in difficoltà perché in quella zona molto probabilmente l'anello separatore si sarebbe invaginato e avrebbe piegato la matrice. Con questa tipologia di matrice ad anello invece ho la possibilità, una volta posizionate e una volta girata la ghiera, quindi stretta la matrice, di ottenere un profilo d'emergenza assolutamente ottimale perché la sua superficie è convessa. Quindi in qualche modo riesco ad andare ad ovviare a questa problematica. L'alternativa e l'altro caso, qui vediamo ancora qui una mancanza di cuspide in cui abbiamo un'ampia perdita di sostanza dentale, qui ho addirittura abbattuto e preparato tutte le cuspidi, quindi un disegno ad overlay. Con questo tipo di matrice, lavorando magari un attimino col dischetto, una volta terminato il mio restauro, sono riuscito comunque a conferire la zona che a me interessa è la porzione delle cresse marginali. Sono riuscito a conferire un profilo ideale e quindi un profilo convesso, quindi una possibilità di avere un buon mantenimento del generale da parte del paziente e l'assenza assoluta di ristagno discico. Un altro caso è la mancanza del dente adiacente, che può essere non solo legata alla mancanza di per sé del dente, ma magari anche alla contiguità con un elemento implantare, come in questo caso. Sono tre casi clinici in cui vediamo tre possibili sviluppi, tra virgolette, e utilizzi di questa tipologia di matrici. Qui trovano il massimo della loro espressione, secondo me, perché condizioni come queste, in cui magari abbiamo la contiguità con un moncone preparato, chiaramente con il provvisorio in sede è difficile andare a utilizzare una matrice sezionale e posizionare un anello separatore perché tenderà, spingendo molto, a decementare il mio provvisorio. In alternativa, andare a utilizzare l'anello separatore a contatto e a contrasto con il moncone molto probabilmente tenderà, come dicevamo prima, a invaginarsi e quindi a piegare la matrice sezionale. Per ovviare a questo, questa tipologia di matrici mi permette di andare, una volta rifinita la cavità, a sigillare in modo ermetico la porzione cervicale, come riesco a sigillare qui per senza neanche dover andare a seguire per forza dei punti. Comunque, questa situazione sarebbe difficile da gestire. Una volta fatto questo, posso costruire una testa macchinale fisiologica e mi permette durante la fase di Ti si sente male di ancora? ottenere una settimale È un pochino si è andata via la voce. cosa posso fare? Aspetta. Magari se riesci a stare un po' più Aspetta, vicino prova a disattivare all'audio. l'attiva. Vicinissimo, vediamo adesso se così va meglio. Tanto non mi vedete, quindi posso stare anche attaccato. Ok. A che punto siete arrivati? Questo l'avete visto? Avete sentito? Sì. Magari. Ok. Bene, lo ripeto un attimo, sì. Quindi Sì. in questo caso, scusate,
Ripeto velocemente, quindi si parla di un dente con la prossimità, diciamo, di un moncone protesico. Chiaramente in questo caso l'utilizzo di una matrice ad anello mi permette di avere un vantaggio importante rispetto a una matrice sezionale perché non ho bisogno di andare a utilizzare gli anelli separatori che a contatto e a contrasto con un moncone protesico, molto probabilmente andrebbero a determinare la situazione che abbiamo descritto prima, quindi una possibile invaginazione e piegatura della matrice sezionale stessa. Con questo tipo di matrici io riesco a sigillare in modo ermetico la porzione cervicale anche senza l'utilizzo di un cuneo in questo caso e riesco ad ottenere un profilo d'emergenza ottimale che mi garantisce poi nel momento in cui andrò ad eseguire l'esauro definitivo sul dente accanto, quindi la mia corona protesica definitiva, di avere una superficie convessa e quindi conferire anche alla corona un profilo e un contatto ottimali. Un altro caso è questo, in cui abbiamo una prossimità di un impianto, quindi sostanzialmente la mancanza dell'elemento dentale, la necessità qui di andare ad eseguire un restauro in questo canino. Chiaramente con delle matrici sezionali io non riuscirei assolutamente ad andare a avere un contatto efficace e a definire un buon profilo d'emergenza perché non ci starebbero gli anelli separatori e non riuscirei ad andare a compattare, diciamo, in modo adeguato il materiale da restauro. Quindi queste matrici mi permettono, a differenza delle matrici ad anello tradizionale, di avere un profilo d'emergenza ottimale anche in questo caso, e quindi una cresta marginale convessa e quindi quando andrò poi a eseguire il restauro implantare definitivo, un'area di contatto ottimale. Ho messo i due esempi delle due misure di matrice ad anello, in quanto ci sono due misure, dobbiamo stare attenti chiaramente come per le matrici sezionali e che la matrice vada a chiudere la porzione più coronale della mia cavità in modo da poter compattare il materiale con una forma ideale fino alla posizione, diciamo, visibile della mia margine. Quindi non dovrò utilizzare delle matrici troppo corte che mi impedirebbero di avere una compattazione ottimale in quella zona, ma la matrice che mi vada a chiudere nel modo migliore possibile le cavità che mi trovo a dover gestire. Quindi valuteremo il tipo di misura anche in base all'ampiezza, chiaramente, della cavità che mi trovo. Proverò a dover gestire. Anche qui abbiamo in questo Mi caso un sparisce la moncone voce, e sta sparendo la, vo la mi senti voce, ora? sta sparendo la voce, forse hai poca connessione. Non so, ma in realtà no, però evidentemente c'è qualche problema. Mi senti adesso? Si sente, Mi ma si dispiace. sente che O vai e vieni. provi a disattivare il microfono e riattivarlo, provo. No, non penso sia quello. Non è così. C'è il massimo della connessione? Magari Il sei massimo della collegato a qualche connessione, altro sì. dispositivo. No. Dovrei essere al massimo, sinceramente, come all'inizio. Adesso ti Mi senti sentiamo, adesso, però? In comunque? questo momento sì. Scusa Va bene, se vediamo. rompo. No, scusate voi, mi dispiace, purtroppo non so come farci, ma provo avanti. Allora, questo è un altro caso di prossimità di un impianto, quindi anche qui vedete che bel profilo convesso riesce a ottenere su questo premolare. Dente adiacente troppo distante e disallineato, anche qui come nel caso del moncone protesico ci troveremo di fronte all'impossibilità di utilizzare una matrice parodente V3 in modo efficace. Quindi anche in questo caso, vedete, l'utilizzo di queste matrici mi permette di andare a superare una situazione clinica sicuramente prima difficile da gestire in modo performante, come riusciamo invece a fare adesso con queste nuove matrici. Ricostruzione preprotesica con o senza perno di un dente molto compromesso. Chiaramente qui dovremo gestire ampie perdite di struttura coronale, che spesso coinvolgeranno buona parte della tavolata occlusale, rendendo anche questa volta impossibile l'utilizzo delle matrici sezionali in modo efficace. Vedremo alcuni casi in cui anche ci sarà la commistione, quindi l'utilizzo di entrambe le tipologie di matrici, perché chiaramente potrò utilizzare combinato la matrice V3 tradizionale con la matrice palodente 360. Questo è un caso in cui è stato eseguito questo build-up su questo dente che aveva un precedente restauro particolarmente esteso.
Una volta eseguito il DAP, è stata eseguita la preparazione, un disegno ad onlay, infine è stata eseguita la cementazione del mio restauro. Questo è un altro caso in cui abbiamo una compromissione dell'elemento dentale molto più importante, un dente devitalizzato. Dopo aver eseguito le fasi di ricostruzione, in questo caso addirittura inserito un perno, vedete come con l'utilizzo di queste matrici ad anello io sono riuscito comunque a conferire un ottimo profilo di emergenza al mio moncone prima di andare a prepararlo e prima di confezionare il mio overlay di silicato. Altro caso combinato in cui è stata eseguita, sono comunque abbastanza avanti, Elisa, dovremmo farcela, dai, se continuiamo così non manca tanto. Questo è un caso in cui avevamo un'ampia perdita di struttura coronale. Mi senti? Sì, ora Ok, sì. un ampio Magari processo parla cavoso. lentamente, che così se la voce non viene persa si sente Bene, bene. un po' meglio. Comunque, Abbiamo un ampio processo. si sente. Ok, un ampio processo carioso che ha determinato anche la perdita di vitalità dell'elemento dentale. Quindi ho sfruttato la matrice ad anello per eseguire un pretrattamento che poi è stato mantenuto nel tempo come otturazione temporanea prima del confezionamento del restauro in diretto. E queste matrici mi hanno permesso comunque di ottenere anche con un'ampia perdita di sostanza come questa un profilo convesso e quindi nella fase intermedia provvisoria, tra virgolette, in cui è stata eseguita la devitalizzazione e nella temporalizzazione prima del restauro definitivo in diretto, mi ha permesso di avere delle buone aree di contatto e quindi di ottenere di avere dei tessuti parodontali ottimali durante la fase di preparazione di diventarsi durante la fase di cementazione dello stesso, quindi vantaggio di poter conferire e dare al paziente anche in un restauro, tra virgolette, provvisorio, di dare il massimo del comfort con delle aree di contatto ottimali. Questo è il mio moncone durante la fase di preparazione e questa è la cementazione del mio overlay in disilicato. Questo è un ultimo caso, dovremmo essere abbastanza vicini alla fine, in cui è stato confezionato anche qui una build-up, diciamo, con l'utilizzo di queste matrici. E una volta preparato il mio overlay in disilicato, è stato cementato e il caso, diciamo, insomma, è stato concluso così. E queste matrici, anche in questo caso, mi hanno aiutato molto perché mi hanno permesso di creare un profilo di emergenza assolutamente ideale fisiologico. Questo è un caso un pochino più importante dal punto di vista della perdita di struttura dentale. È stata eseguita la devitalizzazione, qui sono varie fasi di rifinitura cavitare, è stato utilizzato un wedge guard anche in questo caso, rifinitura con inserti sonici, la cavità una volta definita e rifinita la mia cavità, a questo punto vado ad inserire, guardate quanta struttura dentale sia mancante, vado ad inserire la mia matrice ad anello. Quindi guardate quanto mi aiuta anche in una situazione così compromessa come questa. In questo caso ho utilizzato in aggiunta sulla matrice ad anello 360 l'anello separatore del palo dentro V3 perché avevo bisogno di spingere un pochino il composito della cresta marginale verso questa corona che poi sarebbe stata sostituita proprio per avere una temporalizzazione e una fase intermedia del paziente prima della finalizzazione con delle aree di contatto ottimali, quindi evitare che si potesse creare un'infiammazione nella fase intermedia. Quindi grosso aiuto anche in un caso importante di perdita di struttura dentale come questo. E questo è una volta terminato il restauro intercettivo prima della finalizzazione. Ora, nel frattempo è stato ricostruito il quinto, pian piano andremo avanti con le finalizzazioni. Caratteristiche peculiari di queste matrici sono l'assortimento in tre misure, ossia 4,5, 5,5 e 6,5, si parla di millimetri chiaramente, per sopperire bene o male a tutti i possibili scenari che potremmo trovarci a dover gestire. Quelle da 6,5 mm sono quelle, secondo me, più utilizzabili e più frequentemente utilizzabili perché più delle volte quando si trova di fronte a delle ampie perdite di struttura dentale i margini sono anche particolarmente profondi, sono molto utili in quanto sono dotate di un'estensione gengivale, quindi mi permettono di andare a sigillare in modo ermetico anche dei box interprossimali particolarmente profondi. Facilità di posizionamento, perfetta adattabilità, posizioni, stringi e il gioco è fatto. Possiamo tranquillamente anche
andare a spostare in qualche modo il nostro manipolo, la nostra chiusura sulle varie parti del dente a seconda delle zone che mi creino meno interferenze e meno disturbo per diciamo, il lavoro sostanzialmente. Quindi operazione di rifinitura ridotta al minimo, come abbiamo detto, per le Parodent V3 e Parodent 360, come si dice, per restare migliori, più veloci, più facili di quanto potete immaginare. Sicuramente sono molto versatili e molto utili. Il posizionamento versatile, come abbiamo detto, può essere nei vari punti del dente in base a dove questo meccanismo di chiusura mi crea meno interferenza rispetto alla zona in cui sto lavorando. Basta, quindi abbiamo sicuramente la possibilità di lavorare sempre nel modo ideale. Il profilo convesso, come abbiamo detto, va in qualche modo a sopperire ai limiti delle vecchie matrici ad anello preesistenti che avevano una parete molto dritta e con questo tipo di morfologia più convessa mi permettono di ottenere un risultato più sovrapponibile a quello ideale che io riesco a ottenere con le valvulette V3. Tips and tricks velocemente, cosa posso fare nel caso in cui abbia un'area di contatto molto stretto? Questo vale sia per queste matrici che per le matrici sezionali, chiaramente. Io posso tranquillamente andare a preallargare il punto di contatto, l'area di contatto, con un anello separatore Palo Dent V3, che come abbiamo detto vada a eseguire sostanzialmente un'azione ortodontica distanziando i monconi e quindi permettendomi di avere un facile inserimento successivo della matrice. Come mi comporto nel caso dei denti piccoli o supremolari? Chiaramente, ma questo è evidente in tutte le matrici ad anello, andrò a ridurre la lunghezza della matrice prima dell'inserimento in bocca per evitare di avere troppa differenza di diametro tra il dente e la matrice stessa. Le preparazioni cavitali al di sotto del margine gengivale possono costituire un problema? No, perché come abbiamo detto abbiamo la possibilità di utilizzare la misura 6,5 con l'estensione gengivale. Palodent V3, come dicevamo, abbiamo successo a tutto tondo, nel senso che riusciamo ad ottenere restauri efficienti con punti di contatto precisi, un accurato profilo anatomico e ridotti i tempi di finitura. Non abbiamo la necessità di applicatori retainer, abbiamo un posizionamento facile e versatile, un accesso facilitato grazie alla grande visibilità, perché io ho solo questa piccola rotellina da girare e poi per il resto avrò il campo operatorio completamente libero. Io a questo punto ho terminato, vi ringrazio molto velocemente, poi passiamo alle domande se c'è bisogno, se mi state ancora sentendo, vi ringrazio salutando e ringraziando come sempre Elisa, a tutti voi per l'attenzione. Nello specifico ringrazio, metto come sempre l'immagine delle mie due fanciulle di casa e colgo l'occasione, visto che siamo online, non succede spesso, insomma, possono probabilmente vedermi anche loro e colgo l'occasione per ringraziare i miei pilastri di sempre, che sono i miei genitori. E, diciamo, questa è un'occasione un po' particolare in cui mi permetto di fare questa piccola digressione in più. Vi lascio con i miei contatti, sia dei social che della mia mail. Qualora ci fossero domande e non riuscissi a rispondere adesso, vi risponderò tranquillamente tramite mail. E niente, sono qua se ci siete ancora a disposizione. Grazie Matteo, grazie mille, anche del pensiero finale Grazie a che voi. ci Mi sono sono permesso di domande. farlo perché è un po' particolare, qui ho detto, mi permetto di farlo. Hai fatto benissimo. Ci Bene. sono domande. Allora, il dottor Calura Sì. Giovanni chiede, vorrei sapere se dopo la rimozione del tessuto cariato può avere senso usare, e se sì, quale possa essere il migliore, un getto di glicina, eritritolo o spazzolino e pomice per rimuovere tutti i detriti, placca e altro del dente prima di procedere con il restauro. Spero di aver letto bene i nomi. Assolutamente. Ok. Benissimo, assolutamente io utilizzo la glicina o la polvere di bicarbonato prima ancora di iniziare la fase di preparazione cavitaria, proprio e chiaramente ora tutto non ho detto, chiaramente stiamo incollando qualcosa, quindi è evidente che più pulito è il substrato in cui andiamo a lavorare, meglio è, quindi meglio anche risulterà la fase adesiva. Quindi sicuramente lo utilizzo come anche utilizzo dopo aver eseguito la preparazione cavitaria. E la polvere di glicina prima di eseguire le fasi di adesione.
adesivi, quindi assolutamente sì, sono d'accordo e lo utilizzo anch'io. E un'altra cosa che non ho detto è l'utilizzo della clorexidina, ma insomma tutti i passaggi non potevo farli, ma dopo la mordenzatura è sempre indicato anche un passaggio con la clorexidina di gluconato, proprio per ridurre l'azione del metallo proteinasi e quindi ridurre il rischio di sensibilità postoperatoria alla degradazione dello strato ibrido, eccetera, eccetera. Scusate, ma tutto non sono riuscito a dirlo. Ok, grazie. Un'altra domanda, sempre del dottor Calura. A fine otturazione, esattamente che sequenza di gommini di che grana e materiale usa per lucidare il restauro? Finisco la domanda. In particolare, in corrispondenza della cresta marginale che tolta la matrice spesso risulta irregolare, ma difficilmente rifinibile per via del dente adiacente. Grazie mille. Se non è chiaro, te la ripeto. No, no, è chiarissimo, è un punto focale, è sempre il problema la cresta marginale. In realtà, per ovviare a questo tipo di problema, si agisce prima della fase di rifinitura, ovvero se posso consigliarti, quando vado a eseguire la cresta marginale, io da subito tendo già a conferire alla cresta marginale un aspetto convesso, perché se la cresta marginale la fai molto dritta, chiaramente quando vai a rimuovere la matrice è difficile andare a rifinire in modo efficace quella zona. Comunque, qualora ci fosse anche una parete particolarmente dritta, puoi tranquillamente anche distanziare leggermente i denti con uno strumento interposto tra i due denti, sfruttando in qualche modo l'azione ortodontica sviluppata dallo strumento stesso. Quindi li distanzi leggermente con un dischetto da rifinitura a grana abbastanza grossa. Puoi andare a disegnarti in qualche modo, mettere a webcam, che forse si vedono meno i gesti che faccio, perché forse possono essere utili. Vai a, scusate, la rimetto, eccola qua. Vai in qualche modo con il dischetto a fare questo tipo di movimento per creare proprio la convessità ideale della cresta marginale, che poi è quello che determina la facilità del passaggio del filo, eccetera, eccetera. Quindi è il punto chiave sostanzialmente dell'estaro di seconda classe. Come gommini ci sono mille tipologie di kit di rifinitura in commercio, valuta un pochino te quello con cui ti trovi meglio. Vanno molto bene anche gli spazzolini con le passe diamantate, preimpegnate con passe diamantate. E vanno bene i gommini, va benissimo il kit di rifinitura della Dentsply, che anzi è ottimale perché è, tra virgolette, è costruito su questo tipo di composto. Quindi i kit di rifinitura, diciamo, vanno bene o male bene tutti. È importante magari cercare, come si diceva proprio durante l'intervento, di ridurre il più possibile la fase di rifinitura, perché più ci si mette le mani al dente, più si rischia, tra virgolette, ci pare quello che abbiamo fatto. Quindi cercare un po' con le matrici, un pochino con gli strumenti noi, di essere più precisi possibile e dare già una forma ipoteticamente ideale. Spero di essere stato chiaro. Ok, poi chiedono, dottor Guido Cattaneo, complimenti, grazie. E come si tolgono le palodent? Grazie a te. Come si? Tolgono le palodent. Sì. Scusami, no, niente di che. Giri dall'altra parte. Quindi stringi da un lato e giri dall'altro. Faccio così perché puoi tranquillamente stringere da entrambi i lati. Quindi decidi da dove hai stretto e poi sviti dall'altra. Quindi niente di particolarmente indaginoso, quindi sostanzialmente le sviti, le allarghi leggermente, tac, le fai saltare su. Ok, poi c'era la dottoressa Giuseppina Casella che ringrazia, complimenti, bellissima presentazione, grazie dottoressa. Grazie a te. Poi vediamo un po', abbiamo un'altra domanda. Mi spiace se non si è sentito, ora non so quante volte sono saltato, ma. No, si è saltato in alcuni momenti. Alcune persone hanno avuto problemi un po' di connessione, mi è spiaciuto infatti. E spero che magari riguardando la registrazione si senta un pochino meglio. Allora, è possibile Speriamo, usare speriamo. SDR per le quinte classi? Sì, è assolutamente possibile, anche se io sinceramente non ve lo consiglio, non perché non vada bene come materiale, perché potete farlo, però nelle quinte classi generalmente abbiamo bisogno di un croma abbastanza importante. Quindi a mio avviso è consigliabile utilizzare il Spectra ST Flow, a questo punto utilizzate, quindi il flow della Dentsply che è molto caricato.
e che dal punto di vista cromatico è sicuramente migliore rispetto all'SDR, perché nella zona, diciamo, cervicale del dente, utilizzare l'SDR, che va bene che adesso c'è varie colorazioni, c'è la 2, la 3, però deve essere un materiale trasparente, perché deve essere un materiale che permette alla luce di arrivare in profondità. Quindi utilizzare un composito tradizionale o un flow caricato, secondo me, è più indicato. Però se volete potete tranquillamente utilizzarlo, ma esteticamente non è bello come un flow caricato. Parere Ok, mio, eh. un'altra domanda. Utilizzi sempre il manipolo EVA per la rifinitura delle seconde classi? Abbastanza spesso direi che è quasi quasi imperativo, perché nonostante si possa essere precisi, si sia precisi, però qualche rimasuglia di adesivo è al di sotto della matrice può rimanere, quindi anche durante la fase di rifinitura, anche dei vintage, lo uso molto spesso, sì. Anche in fase di rifinitura cavitaria, prima di eseguire il restauro. Ok, grazie. Poi abbiamo un'altra domanda. È consigliabile stendere SDR con uno strumento manuale per facilitare una sua distribuzione omogenea? Assolutamente no. L'SDR dovete lasciarlo in cavità e dovete lasciarlo lavorare da solo, cioè deve stendersi da solo. Perché? Perché andare a, come ci hanno insegnato, magari a strumentare con uno strumento appuntito il flow, siamo abituati in qualche modo a stenderlo con lo strumento appuntito. Nell'SDR non vale, perché una cosa abbiamo una massa maggiore di materiale. In più, andando a strumentarlo con uno strumento appuntito, rischiamo di incamerare bolle all'interno. Quindi l'SDR va posizionato e lasciato, deve lasciarlo 20-30 secondi che si sieda bene, che vada a chiudere bene gli spazi, e poi si polimerizza, quindi non ve lo consiglio. Ok, abbiamo la dottoressa Rodriguez. La clorexidina dopo la mordenzatura e prima dell'adesivo? Grazie e complimenti. Grazie dei complimenti. Sì, prima dell'adesivo applichi la clorexidina, la strofini per 30 secondi, vaporizzi e poi applichi l'adesivo. Ok, dottor Sofan e Schrack. Spero di averlo pronunciato bene. Grazie, molto interessante. Grazie mille a te. Allora, il dottor Calura, Giovanni, complimenti. Ultima polimerizzata con gel di glicerina. Ha reale utilità o è un passaggio superfluo? Grazie. Allora, si dice che è come un po' il rebonding. Sostanzialmente io l'ho sempre fatto e lo continuo a fare, soprattutto è fondamentale negli anteriori, perché mentre qui si vanno a eseguire restare nel gruppo frontale, andare a eseguire la polimerizzazione sotto gel di glicerina mi permette di avere una superficie molto più omogenea, che in fase di rifinitura è percepibile, secondo me. Quindi io sempre, sia che faccio una cimentazione di un intarsio, sia che faccio un restauro diretto, io la polimerizzazione sotto gel di glicerina la faccio sempre. Sulla reale efficacia e utilità non so darti risposte certe, però è un passaggio come il Silano che io faccio. Il Silano per gli indiretti. Spero che sia sufficiente, insomma. Sì, non ci sono altri commenti. Vediamo se magari ne arriva qualcuno nel frattempo. Ha detto chiarissimo, grazie il dottor Calura. Ok, Bene, grazie a te. se ci fossero altre domande, eventualmente potete comunque mandarle o all'indirizzo del dottor Matteo Papaleoni oppure anche al nostro indirizzo e poi vi rispondiamo. Potete rivedere la registrazione di stasera e anche tutte quelle precedenti con il dottor Matteo Papaleoni e con il dottor Arnaldo Castellucci. Stiamo organizzando un corso in presenza a Mantova a settembre,
Magari vi manderemo poi la brochure, quindi con gli argomenti di endodonzia e di restauro che i dottori tratteranno, presso la nostra sede a Mantova. Le date, ve le comunico in anticipo, sono il 24 e il 25 settembre. Bene. Bene. Matteo, ti ringrazio a nome di tutti, a nome dell'azienda, a nome di tutti. E Grazie mille a te, grazie mille per il tempo che mi avete dedicato e buon mare a questo punto perché siamo vicini, speriamo di riuscire ad andare un po' al mare quest'estate. Che speriamo vista la veramente. situazione, no, speriamo, non diciamo niente e smascheratevi. Incrociamo le dita. E saluto Bene. anche la dottoressa Arcuri, che ringrazia Anna Arcuri, che è collegata, e ringrazia la dottoressa Casella, grazie a tutti. E, per questo mese diciamo, il nostro percorso è finito, è terminato, e quindi ci riaggiorniamo per i prossimi appuntamenti. Grazie, dottore, e alla prossima, allora. Buona Ciao serata a tutti. Lisa, grazie mille. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao ciao. Ciao.